Eccoci, eccoci. No, non dico niente perché sennò se dico qualcosa rischio di fa danno, capito? Rischio di fa danno. È da ieri sera, è da ieri che io ho sti problemi con Twitch, mortacci di Twitch. Ci siamo, sì, ci sto, sì, altro che PD qua, PM, MMD, MGC. Mo' trova le tue corrispondenze. Allora, qua in città ci sta il capo della città. Ok, quello lo dobbiamo salare. Bella sti isoletta. Eccezionale. Sommità del contadino. Meno male che non c'ho più danni, sennò me l'ho fatto malissimo qua. Isoletta. È enorme, eh beh sì, è enorme. Vabbè, è enorme rispetto al resto, però è tutto relativo, è tutta un'isoletta. Se puoi paragonare, no? Però certo, rispetto a questo è enorme, rispetto a quelle solite. E te giri, paraculazzo. Allora, vediamo un po' se troviamo il capo, eccolo laggiù. Ok, vado dritto. Scusi, signore, ma state sempre in mezzo, però sempre in mezzo stanno. Guarda questo, mica si sposta, guarda, eh. Sono cretini. Controlla il potere della nazione. Sta arto, sta arto. Ah. Sì, lo so, sono più è alto e più sono protetti i capi, ma i miei amici ci mettono paura a noi. No, voglio entrare qua dentro perché devo capire che cos'è. Mercato degli schiavi, azzo. Citati così, direttamente. E che è? Mercato degli schiavi, fighissimo. Però non si vedono gli schiavi, si vedono solo i padroni. Fammi rivedere tu schiavi belli incatenati. Anche se non... Non lo so come funzionano. Non erano incatenati, comunque ce nascevi schiavo. Non era come i vichinghi che coi raid piavano la gente, la incatenavano, gli menavano. Se vuoi farlo uscire di casa puoi bruciare i granai dietro la città. Ok. Ma lo facciamo. Sto a fare un po' di turismo. Un po' di alimeni e basta. Colline di Dirfi. Città di Calcide. Nota per la manifattura di armi in metallo e bronzo. Calcide rischiava di allontanarsi da Atene durante la guerra del Peloponneso e fu da essa costretta a firmare un trattato di lealtà. Pure per dare un po' di contesto a quello che stiamo visitando. Perché giochi senza icone? Perché gioco senza icone? Quali icone? Ci stanno le icone, oh. L'avevo messe prima. Mi sa che ho fatto qualcos'altro tipo l'altra volta che non mi si vedevano le icone. Non mi ricordo che avevo fatto. L2 avevo fatto, ecco che avevo fatto. Esatto. Morte e tasse. Le cose sicure. No, no, ma già l'avevo fatto un'altra volta, per quello. Per quello mi ricordavo. Sta cazzata già l'avevo fatta un'altra volta. Sta cazzandra. Io cerco di capire dei segni. Poseidone, non era quello però. Ora ce la stiamo a fa sgolao. Da quando abbiamo cominciato non si è fermato un secondo. Giustamente. Morte e tasse è una missione lunga e noiosa che ti porta da una della setta, ma in realtà è solo un mafiosetto locale che non c'entra nulla. Ammazza. Poi magari la farò. Con karma. Qui su Zeus era, io sono quasi sicuro. Che belli questi. Castore e Polluce. No, non lo so, sto di una cazzata. Li ho fatti io. Tutti tu ho fatto, col piccolo architetto, si diceva, c'è stato uno spot anni 80. Che erano le costruzioni.
Un gioco? No, era il piccolo architetto, era un gioco. No, che cazzo fai? Meno male che non si fa danno. Sono mio zio e mio cugino. Vabbè, tu come. Sarebbe pure credibile sta cosa, eh? A livello di conoscenza stai messo bene. Quindi ci potrebbe essere benissimo. Teatro in legno. Non è posto. Eccezionale, veramente. Allora, andiamo a trovare questo grandissimo pezzo di cittadino. Max Passione, teatri in marmo e in legno. No, no, a me piace proprio in generale la tutto, l'architettura. Però quando vedo il teatro mi piace. Mi piace proprio da vedere. Più delle altre cose, sì. Perché quelli, essendoci rimasti proprio i belli integri, è facile. Come dire, paragonarli a quello che hai visto con i tuoi occhi, capito? Mannaggia, Twitch abbate. Sapo Dio. No, 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 questa. Ecco. Volevo vedere dove cazzo sto andando. Dove stava il capo? Eccolo qua. Mamma mia, guarda che florilegio di roba. Vabbè, vabbè, vabbè. Certo. Casa del capo, va via. No, non è per noi sto giro, forse. Se non stanno sono a noi. Dove cazzo vai? Guarda se mi devi passare davanti proprio mo, eh. Sei proprio campione del mondo, sei io. Mannaggia. Ma perché andate sui tetti? Poi me lo spiegherete un giorno, eh. Dai, non dare l'allarme e muori in silenzio, dai. Allora, le scorte stanno al piano di sotto, sicuro. Io intanto mi ciulo il tesoro. Lancia d'oro. Ce l'avevo un cazzo. Twitch comunque dà problemi praticamente a tutti. Sì, no, lo so, sì, perché ieri proprio Ispe mi diceva che stava a guardare, indovina che gioco, da un da uno streamer straniero e pure quello aveva dei problemi. Forse è meglio mettere notte prima di fare lo stealth. No, ma no, io mi complico la vita da solo. Io come sto faccio, capito? Non mi importa. È ovvio che sia poco conveniente. Che cazzo ci frega? Alla fine sto gioco sono talmente fessi che con un po' di impegno ce la fai comunque. Ma che vuoi? Ma te ne vanno? Ah, signore, fatti i cazzi tua. Guarda sto stronzo, ma visto che io stavo in fondo al muro. Ma su del livello molto più basso, quindi pure non mi preoccupo per quello. Ma tu come fai ad essere ancora vivo? Mi devi spiegare. Allora, bruciamo pure queste. Pure per pilluccare un pochetto, mica per altro, eh. Aspetta a me Twitch per un per cazzo poi, no? Mo' completo quello che stavamo a di prima. Si è bannato una scheggia. No, non è vero, non è sempre andato una scheggia, però. Pure una spadata di sfregio. Mi era completamente partito Twitch. Cinin cin, non era solo partito a te, è partito un po' a tutti. Stavamo proprio dicendo con Sinaggio che sta da problemi un po' a tutti. Ieri mi si è bloccato pure sul mobile a me quando guardavo. Dovevo proprio chiudere l'applicazione e non sempre poi ripartiva in maniera serena. Vabbè,
Quindi, caro Amazzone, se te vuoi sbrigare a sistemare, perché noi ci stiamo un po' rompendo il marronage. Eh? Quanti sono? Uno, due, tre. Ma chi cazzo se ne frega? Dai, ammazziamo tutti. Ah, croc. Qual è il capo? È quello là. Filogo il celidone. Io non so quante volte si è interrotto, se si è interrotto un'altra volta. Mi sono rotto il cazzo che c'è le live con i francobolli, capito? Un quarto d'ora? 40 minuti? 50 minuti? Vabbè. Meglio questo che niente, per carità. Tre volte. Ah. Stupendo proprio, stupendo. Stupendo. Mazza sta pergola, non si vede una mazza. Cerco di spostarli. Andiamo. Andiamo, mi concentro un attimo. Venite qua, venite. Cioè, questa è la terza live. Esatto. Un'ora, 35 minuti e 10 minuti. A posto. Sì, eh sì, due interruzioni in pratica. A me mi si crea proprio un disagio interiore. Solo a dirla sta roba. Mi gira veramente, mi gira. Però, d'altronde, questa è. Meno male, mi sono salvato ben pelo. Con tutte queste pergole mi sto a imbriacare qua. Mamma mia. L'arco pure è bello antico, eppure ancora fa male, perché essendo leggendario. La biadolone, ma te ne manna. No, sto colpo è diventato troppo divertente da fare. Anche troppo potente. Va bene, se lo dici tu. Ci siamo? Vado a confermarlo. E Uberto? Tanto se abbiamo sto tesoro prima. No, non sta qua, quindi famo prima la conferma dell'assassinio. Dove cazzo l'ho ammazzato? Qua dietro. Mamma mia, non lo vedo mica. Ah no, non me lo devo confermare. Allora che cazzo? Max OP, abbastanza. Abbastanza, direi. Ma questo perché, beh, io considero che mi sto a castrare da solo, in senso figurato, perché non sto sbloccando diverse abilità che la farebbero diventare un mostro disumano. Già così, deumano c'è ben poco. No, ma non te lo segna morto, che strano. Oh, è questo, no? Dovrebbe essere lui. L'ho messo più comodo. Così sta comodissimo, guarda. Vabbè, che ce frega. Che altro dobbiamo fare qua su st'isola? Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. La venuta dell'esattore. Beh, quella io me la risparmierei. Oh my god. Dimmi che stai a ridere per quello che sto a ridere io. Ah, eccolo uno, guarda. Il centauro di Eubea. Andiamo qua. Non era ancora quel boss. Può darsi che se deve portare avanti. Ma ci può stare, eh. Ci può stare alla grande, voglio dire. Ricordasse veramente tutto questo gioco a memoria, cioè, per me è già incredibile, no? Perché non è che stiamo a parlare di Mario Bros. Che
sono quattro livelli. Leader della nazione corrotta arriva dopo. Vabbè, hai fatto. Ho fatto sì. Ci siamo divertiti. Lui prega Artemide che stasera tutto vada a buon fine. Sì, Artemide, Afrodite. Che bello sto posto. Questa sarà Era. Chi lo sa? Oppure un'altra statua, un'altra versione sarebbe d'Afrodite, c'ha la mela. Però sono sicuro che fosse il leader di Eubea. E Eubea sembra una società tipo, che ne so, tipo The Host per Server. Ma magari è come dici tu, non è. Magari non è scattato il trigger. Chi lo sa? Andiamo a ammazzare quest'altro, che questo invece è sicuro. Poi chiudiamo, dai. E di che? Adesso ride che? Ma ci stiamo a divertire. A me qualsiasi cosa si fa a sto gioco, lo dico sempre, è un massaggio per la mente. Un relax incredibile. Pure quando faccio quelle mega battaglie con 200 persone intorno. Anzi, quelle sono proprio uno spasso. Quindi non c'è problema proprio. Poi voglia stasera sta tranquilli con Death Stranding. Stasera abbiamo le montagne. Dagli delle teleferiche come l'altra volta. Magari mi faccio prima tutto un giro per metterle. Stasera dico. C'è sta anche la cerva leggendaria. Quella me l'hanno fa. Ah bravo, fammi pure la cerva leggendaria, va. Adriana la cerva. Così si chiamava quella di soprano, una cosa del genere. Ma e voi? La serda, la serva. La ricordo che si chiamava così. Bellissimo i Sopranos, una delle mie serie preferite di tutti i tempi. Ah, io devo andare, devo uscire. Figurati, ci mancherebbe altro. È stato un onore, un piacere, un divertimento come sempre. Prima che mi attacca lui, chi mena per primo mena due volte. A stasera allora, grazie. Ciao Ispe, mi raccomando, eh. Non ti fregare che sei i bambini più piccoli. Grazie per l'intrattenimento, ma grazie a te. Sopranos si è mai vista, Sina? Te la rivedevo. È una delle cose più belle mai partorite dall'uomo. Per me. A livello di serie. Stiamo sempre a ridimensionare mano a mano, però. È una serie bellissima, io la trovo veramente un classico da non perdere. No, beh, no, ma ci credo, ma io l'ho vista 4 anni fa, eh. Non più, no, di più, forse. 5-6 anni fa. Ora la voglio rivedere. Purtroppo sta solo sul Now TV. È quello. Prima stava pure su Netflix. Ora sta solo sul Now TV. Però chi non l'ha vista, io gliela consiglio proprio alla stragrande. C'è sta un James Gandolfini incredibile. Tutto un cast di italo-americani, attori italo-americani, tra cui qualcuno pure mezzo mafiogeno. In più, nella parte di Spider, quello che faceva Spider a quei bravi ragazzi è l'attore quello lì che fa un personaggio della serie molto importante. E poi c'è sta Adriana, la cerpa, che l'attrice non mi ricordo come si chiama. È bello, bello, Sin, se puoi vedila, vedetevela. Poi a Pog che gli piace la roba che riguarda un po', diciamo così, la cronaca nera, però se là non è cronaca nera, sono racconti comunque nerissimi. Ma è bella, è divertente, è ironica, ma gli ho tirato una freccia, gli ho tirato un tronco d'albero in fronte. No, perché trasporta? Dai, dai, dai. Fammi andare a ammazzare sto stronzo che voglio andare a raid da Fraffi, dai. Dove sta questo? Adriana la serva sembra anche a. C'è, beh, c'è, è chiaro. Ma tu Magno l'hai visto i Sopranos? Se mi dici di no, ci credo, eh. E non è che accuso nessuno di chissà che cosa, di chissà quale mancanza, perché l'ho vista molto anni, anni, anni dopo l'uscita. Quindi non è un marchio d'infamia. Miniera abbandonata, perfetto, eccoci qua.
Sopranos è un grande pezzo di storia della TV. Eh no, ti sei alzato. Tiè, guarda che arciere, mamma mia. E dovete vedere con Aloy che combino. Sì, sei liberos. Vattene a fanculos. Dai, questi sono massa di pipponi, dai. A domano, come diceva la cosa. Guarda, non l'ho vista l'uscita, l'ho visto qualche anno fa, ma dopo la prima stagione mi risultava troppo datato. Secondo me dovevi resistere un altro po'. Le prime, la prima forse sì, è un po' più ostico, le prime due c'hanno un po' quel gusto lì, ma dopo secondo me si apre un po'. Però vabbè, ci sta, eh. Comunque roba veramente di qualche anno fa. Se tu consideri che io considero Seinfeld la mia sitcom preferita di tutti i tempi. 89-91. Però è roba che va oltre, secondo me, l'uscita. Però c'è sta pure che uno non gli piglia. Ma che sei, è vero questo? Filomeno, Marturano. A me non interessa che sia datato. A tempi regolari mi ricupero se avevi vecchissimo tipo Doc Who e Twilight Zone. Twilight Zone, tanta roba. Tanta roba. Dottor Who, io ho visto le prime... tre? Le prime tre, pure quello me lo recupero come dici tu, quando c'ho voglia di vedermi qualcosetta me la recupero. Tanto le piattaforme te tengono il segno, via, riparti. Può essere, ma non mi ha mai preso particolarmente. Twin Peaks posso vedermela anche oggi per quello. Ah, Twin Peaks l'ho vista, ho visto pure quella nuova. Quella che è di qualche mese fa, di qualche anno fa. La prima è in capolavoro, chiaramente. Magno Stream è un buon gustaio, sì. Ma Magno Stream è un buon gustaio, è un gentleman, quindi sta roba... Gentleman è detto apposta così, Come l'avvocato De Marchis a Febbre da Cavallo. Sono un gentleman. La terza serie la ripudio. Vabbè, c'è de peggio, dai, c'è de peggio. Alla fine... a me non mi è dispiaciuta. La devo rivedere perché in effetti è un gran casino. Certo, come era inquietante Bob, però... Mamma mia. Bellissima. Ma mi ci sto ripensando a Twin Peaks. E Ubea. Solo che al momento di serie ne guardiamo poche. I film rimangono lo spazio migliore per raccontare una storia. Io guardo, sono d'accordo con te, Per me sono poche le serie. Io oggi non comincio quasi mai le serie. Sono sempre i gusti, chiaramente. Ma certo. Io lo dico sempre, l'ho detto pure una volta che c'era Obi-Ball, è oggettivamente buona la Bellucci, però ci sta che non ti dà quello sfrizzicorino, no? Però non puoi dire che è brutta. Quelli sono gusti, ma l'oggettività è un'altra cosa. Serie difficile trovarne valide, perché mo stanno a buttare, capito? Stanno a buttare tutto dentro, qualsiasi idea, via e firmano. Poi a me piace la serie che c'ha una durata comunque piuttosto limitata. Cioè... completa quello che doveva dire, basta. Breaking Bad 5-6 stagioni, quanti cazzo so, finita. E Better Call Saul uguale. Io non amo più gli allungamenti del brodo, mi sono proprio rotto il cazzo. Preferisco vedere member film. Quella ancora la considero arte. Devono essere concise, esatto, perché che cazzo mi allunghi il brodo, perché ti fa, invece che 6 stagioni ne ti fa 9 o 8, ma sti cazzi. Guardate che sta cosa funziona pure nelle sitcom. Voi cominciate a capire quando una sitcom non funziona più, quando cominciano a fare scommessine fra i personaggi. Là è finita, vuol dire che non sanno più che cazzo devono fare. Fateci caso. Tipo, sono un grande amante di sitcom, che ne so, Community, Seinfeld, Big Bang Theory, Due Uomini e Mezzo, tutte me le vedo, soprattutto quelle di Chuck Lorre mi piacciono tanto. Quando cominciano a fare scommesse fra personaggi, vuol dire che non sanno più che cazzo scrive. O devono allungare il brodo. La prima stagione di True Detective, meravigliosa. La seconda è una rottura dei coglioni. Nella serie invece, quando la gente chiacchiera del più e del meno, bevendo o mangiando qualcosa.
Esatto. No, ma quando cominciano a fare le sfide, Tamberetta, faccia caso a sta cosa. Quando cominciano a fare le sfide, scommettiamo che... Finito. Community, tra l'altro, ve la consiglio, la serie. Se vi piacciono, fate due risate, è una bella sitcom. Non dura tantissimo, pure se poi nelle ultime 2-3 cominciano a cambiare diversi personaggi, però ci fanno pure le battute sulla cosa. Quelle però sono belle. Non male, certo non stiamo a parlare di Twin Peaks, stiamo a parlare di roba da ride. Ma io comunque privilegio la roba da ride con le serie. Se poi se ne avete visto, che ne so, The Office. Che te lo dico, la versione americana, pure quella inglese, però quella americana per me funziona di più. Incredibile a dirsi perché quella originale è quella inglese, però. Poi che altre serie belle da ridere che ci stanno che mi piacciono. Vabbè, magari una sera ci facciamo un bel discorsetto di sta roba mentre gioco, proprio cominciamo dall'inizio. Silicon Valley l'hai vista? Ho visto la prima stagione, poi mi è finito l'abbonamento, mi ricordo, perché diciamo mi è finito pure chi c'aveva l'abbonamento, quindi la devo recuperare. Ho visto le prime due. Non mi dispiaceva affatto, mi faceva ridere una cifra. Una sarcastica che mi è piaciuta è stata Casual. Casual non l'ho vista. Per esempio, qualcuna che non mi piace, c'è state quelle che fanno ridere. Tipo a me, che ne so, Philadelphia non mi fa ridere. I personaggi li piglierei a schiaffi dalla sera alla mattina io. Fleabag non l'ho vista. Vale la pena? Per esempio non me voglio, non me vado a vedere me BoJack Horseman, quella roba là, non me vado a vedere me la proprio, me ne frega un cazzo, lo so che mi perdo qualcosa, ma non me va, non c'ho voglia. Dove sta Sin? Vabbè, me la vado a trovare, me la vado a trovare quella, me l'avevo mai messo. Piace un botto BoJack, lo so, piace a tanti. Io sono sicuro che magari non è che mi dispiacerebbe, ma non me vado a vedermela. Fleabag su Prime, ok. Ok. Ma io poi faccio tanti rewatch perché io magari la sera a cena, invece di mettermi in firma una cosa, mi metto una serie di queste comedy e magno, capito? O cucino, me la sento. Quindi mi serve sempre roba non impegnativa. Le serie impegnative me le guardo quando sono impegnato, ma... Ultimamente ne guardo sempre meno, guardo solo più film che serie, perché mi sto accorgendo che mi date più il cinema, come mi ha sempre dato da quando sono nato. Io le serie l'ho cominciato a vedere quando uscì Game of Thrones, perché io prima, dopo i Team Hazard, quelli che mi hanno detto l'altra volta, non ho visto mai niente più. Io cosa l'ho mai visto, Lost non l'ho mai visto, Hercules non l'ho mai visto, tutta sta roba super cult non l'ho mai... Twin Peaks l'ho visto anni dopo. Le serie impegnative me le guardo quando sto impegnato. Quando sto impegnato è un capolavoro. A me è vero, quando invece devo impegnare. So che suona male, però. Le serie impegnate me le guardo quando invece devo impegnare. Vabbè, avete capito il senso, quello è l'importante. Come diceva Troisi, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che voi capite. Però questa faceva ridere. Voglio vedere se trovo sta acerba prima di chiudere. Ah. Se no sti cazzi, l'ammazzo la prossima volta, mo vediamo se c'è sta ancora Fraffy online. Me butto però. Ole! Giovanna la mutanda. Non lo fa il free climbing estremo, Cassandra. Cioè lo fa, ma non è estremo, è una passeggiata di salute. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno. Eccolo, Fraffi, ci sta, meno male, va. Eccolo, Fraffi, ci sta, meno male. Oh, senti che eco. Dammi a fare il ride, ci state? Meglio pochi, ma buoni che... Se impegnativo riguardo quando sono impegnato. Essere impegnativo per quando lo sono impegnato è bellissimo. Che faccia da chi urlo che ci avete, guarda. Vabbè, andiamo a trovare Fraffi. Io alle 9 torno con Death Stranding.
Ovviamente, come ho già detto, quindi grandi passeggiate sulla neve stasera. Non ci dovrebbero essere grandi drammi stasera a livello dei filmati, quindi dovremmo andare piuttosto sul velluto. Ci vediamo dall'altra parte intanto e poi stasera alle 9. Grazie per la compagnia e per avermi fatto notare le cacate che dico. Che portavi? Facciamo un shottino così vediamo che cosa portavi, va? Ciao Magno Stream, è un piacere averti qui.